prestazioni più forti dell'ultimo periodo. Complimenti innanzitutto per il gol. Sì, è stato 2 mesi brutti, che sono stato fuori e niente, ho saputo aspettare il mio momento e è duro stare fuori, guardare i ragazzi, però sono stati bravi, hanno fatto una gran finale di campionato e niente, siamo ai playoff un'altra volta, sono contento di aver dato una mano. Cosa hai pensato quando il mister ha detto dai vai, giochi un tempo e hai detto devo dare tutto per tutto questa volta? Certo, no, aspettato queste 3 settimane che stavo bene, aspettato il mio momento, il gruppo sempre c'è stato, quindi siamo tutti forti, aspettato il mio momento, quando mi ha chiamato ero pronto. Eri pronto, magari fisicamente avevi bisogno ancora di un po' di birra sulle gambe, che magari ti manca perché sei fuori da tanto tempo, però sei fatto trovare proprio puntualissimo l'appuntamento con quel colpo sull'angolo di Chirico, pazzesco proprio. No, è normale, certo che il ritmo partita ci manca, ma ci stiamo allenando forti per essere pronto, non c'è tempo per tutto questo, quindi ero pronto. Cosa hai pensato quando l'hai buttata dentro dopo quando il VAR stava quasi per rovinare tutto? No, infatti quando hai chiamato il VAR non capivo cos'era, ma io penso che era tutto regolare. Cosa hai pensato quando hai segnato? Hai mostrato la maglia? No, è l'emozione importante perché loro squadra, sono squadra forte, quindi era dura fare un gol, anche due, quindi quando ho fatto gol è stata una grande emozione. Quando Chirico poi l'ha messa al crocio hai detto ok, sentivate che poteva finire così? Mancavano che 2 minuti, quindi sapevamo che mancavano 2 minuti, quindi siamo messi lì dietro, è stato bellissimo. Ma sai che Oddo ha detto fatela battere a Cuccio, così magari fa doppietta, è la sua giornata. Io ero pronto a battere, però no, abbiamo Mino che sappiamo che su calcio di punizione è fortissimo e l'ha messa là. Studio, l'avresti messa all'incrocio anche tu? Sì. No, non lo so, cioè ce l'abbiamo per questo, quindi Mino è fortissimo, do tutta la serenità a lui, l'ha messo dove lo sa. Ditemi, cosa vi siete detti all'intervallo, che poi la ripresa è stata così importante, che eravate sotto di un gol, no? Niente, lì si era caricato i ragazzi e sinceramente sono andato a riscaldamento subito perché Germano aveva un po' male e niente, lì si mi ha detto di essere pronto, di dare tutto sono entrato a aspettare il mio momento e quindi normale, ho dato una mano alle squadre e siamo in finale un'altra volta. Tu che l'anno scorso eri quarto, mamma mia che sofferenza. Sì, diciamo che è la quarta opportunità che abbiamo di andare in Serie B dall'anno scorso che vogliamo questo obiettivo. L'anno scorso lo sappiamo tutto com'è andata, adesso abbiamo un'altra opportunità e dobbiamo sfruttare. Non dobbiamo fare scappare questa opportunità per niente. L'ultima, proprio la domanda classica, la dedica del gol. Alla mia famiglia, alla mia ragazza, che ti sostengono, perché quando stai fermo, quando sei infortunato, è dura, quindi magari rimani senza nessuno, solo con l'aiuto della famiglia, così, mentalmente, quindi va a loro. Grazie a Felipe Cuccio. Quanto è successo all'andata dopo che abbiamo visto il VAR intervenire dopo il tuo gol? Ci sono venuti sudori freddi. Tu cosa hai pensato quei 2 minuti interminabili? Sinceramente non capivo cosa era successo, ma dopo che abbiamo finito visto il gol, non penso che ieri ha disturbato così tanto il portiere, quindi credo sia regolare. Il Padova conquista la seconda finale consecutiva in 2 anni, al di là di tutto è un grande risultato. Magari ci sarebbe potuto arrivare in altri modi in Serie B, però adesso ce la giochiamo come l'anno scorso. Infatti, come dicevo prima, abbiamo un'altra opportunità di salire in Serie B, dobbiamo sfruttare il massimo. Certo che non volevamo arrivare in
playoff, però siamo qua e siamo più forti che mai adesso. Com'è secondo te che il Padova ha conquistato la qualificazione? Queste due partite non sono state facili, ma dove avete vinto allora? Col gruppo, secondo me col gruppo. Non abbiamo mollato fino alla fine, ce la siamo giocata. E anche con la Juve è stata dura. E anche con Catanzaro, è una squadra forte. Però arriviamo bene in finale e ce la giocheremo. L'ultima cosa, voi negli ultimi anni non avete mai visto uno stadio uganeo così, tra una settimana si ritorna sempre qui per la finale d'andata, insomma la speranza è che siano anche più di oggi, perché l'ambiente immagino sia stato importante per voi. Bellissimo, bellissimo, no, da un bel po', infatti parlavamo con i ragazzi perché dalla partita di scorsa con il Catanzaro che non vedevamo così il pubblico, e bellissimo, cioè spero che in finale possano venire più ancora. La dedica per il gol? Per la mia famiglia, per la mia famiglia. Grazie, grazie, grazie. Felipe Curcio. 6 marzo. Quindi erano quasi 3 mesi. Siamo a? Siamo a 9 marzo. Quasi 3. Come è stato questo periodo? È stato brutto perché dopo 3 settimane stavo bene. Poi ho avuto una ricaduta, con la ricaduta si dice, con la lesione. Ci è durato un bel po'. È duro stare fermo, vabbè, il calciatore sano com'è dura. Deve essere forte mentalmente, perché però siamo stati bravi tutti, abbiamo fatto una ripresa con il suo Tirol, bellissima. E niente, siamo in finale. Che emozioni dà una partita del genere? Perché c'è stata qualsiasi emozione, una sofferenza, poi la grande gioia dopo il tuo gol, perché poi avanzare i minuti, più bene l'ansia. Esatto. Poi quando c'è stata il VAR, che si è pensato? Che annullava, sì. Perché chiama il VAR, perché c'era qualcosa, però ero troppo convinto che io ero sicuro che non avevo fatto fallo o qualsiasi cosa. E poi ho visto il gol, però non credo che Jelen ci ha fatto a disturbare il portiere, perché secondo me era duro arrivare. E niente, siamo contenti. Hai risultato due volte. No. È stata una bella iniziativa. Perché quando sei fermo, sai, tieni quella cosa dentro. E niente, ho saputo aspettare il mio momento, è arrivato e sono stato bravo a farsi trovare pronto. Diciamo. Senti, dopo i gol di Tricol invece, come vincere all'ultimo minuto è più bello di tante cose. Niente, cioè eravamo sicuri che Chirico la porta la prendeva, quindi ha fatto una bella punizione. Sono contento per lui, per noi. Avevi pensato di batterla? O almeno si diceva. Sì, però sappiamo che Mino è fortissimo sulla punizione. Bello che lasciamo lui sereno, abbatte la punizione e fa gol. Con te è complesso il passaggio di un meritato? Sì, meritatissimo, secondo me. Perché senza togliere il merito di loro, perché sono una buona squadra, anzi sono forti, ma anche noi siamo una squadra forte, pronta per questa finale, diciamo. Tu fisicamente come ti senti? La partita mi manca la partita, perché come hai detto, 2 mesi e mezzo che non giocavo. Quindi, però adesso non esiste fatica, non esiste niente, adesso esiste una finale che dobbiamo dare a, non so contro chi, probabilmente Palermo, e ce la dobbiamo farsi trovare pronto. Gol della famiglia. Sì, a mia famiglia, che da lontano mi sostiene, perché il periodo fermo così è brutto, e quando c'è la famiglia, hai la famiglia lontana come ho così, però questa gioia è per loro. Adesso sono. Adesso sono. Ci sono andati via, sono tornati in Brasile. Non giocare. Certo. Vabbè, solo, abbiamo i compagni di squadra, quindi... Grazie. Senti, tu sei ormai
tanto tempo, il pubblico di oggi come ti è sembrato, soprattutto, cioè, non hai mai visto, diciamo, atmosfera, una... perché l'anno scorso avevamo il problema solo il playoff, che sono aperti per il pubblico, però non ero così tanti, quindi... Senti, l'ottica della finale, il fatto di giocare in prima casa e dopo ritorna già là con 35.000 euro, cioè, cambia qualcosa, secondo... Vabbè, come l'anno scorso abbiamo fatto fuori la finale. Certo che giocare la finale e la seconda partita in casa non è diciamo che è meglio. Però non dobbiamo pensare questo, dobbiamo pensare che qua domenica prossima dobbiamo fare una buona partita e iniziare bene la finale.